Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi spiegherò come realizzare l'effetto carousel su Photoshop. Scusate se sono un po' assente in queste settimane, ma ho gli esami settimana prossima. Prometto di tornare con nuovi video e molti più video non appena finiranno questi esami. Oggi andremo a vedere come realizzare l'effetto carosello su Instagram, ovvero vi sto facendo vedere un esempio, quell'effetto in cui l'immagine viene divisa in più post e quindi scorrendo vedete per l'appunto i diversi post e viene un effetto figo. In questa settimana ne ho visti davvero un sacco di post di questo genere, quindi mi è venuta l'idea, però oggi che dovevo metterli in questo video per farvi vedere meglio, quindi per farvi capire meglio, non ne ho trovato neanche uno, quindi perdonatemi. Allora, questo effetto lo potete fare, ci sono un sacco di applicazioni per farlo, però oggi vi faccio vedere come farlo in Photoshop, perché con Photoshop avete il massimo controllo, quindi qualsiasi effetto volete fare, qualsiasi foto volete fare, in Photoshop la potete fare e quindi è il modo più custom. Troverete inoltre in descrizione il link dove scaricare il progetto, quindi già un modello di quello che andremo a fare oggi. Per chi invece volesse seguire il tutorial, lo andremo a fare insieme. Ovviamente non cercate di copiare quello che faccio, ma cercate di capire più che altro come funziona quello che andrò a fare. Allora, come ho detto, apriamo Photoshop. Questo qua, fra l'altro, quello che state vedendo è il modello che troverete in descrizione. Però a noi non interessa, infatti andiamo a creare un nuovo documento. Allora, qua dobbiamo inserire l'altezza e la larghezza. Il nostro scopo sarà quello di creare una foto molto lunga, ok? Che poi andremo a dividere in tanti post, ok? L'altezza sarà 1350, questo perché i post verticali di Instagram hanno questa altezza, ok? Se invece volete ad esempio un post quadrato, ok? Vi basterà scrivere 1080. Ok, quindi qua sta a voi scegliere. Io in questo caso voglio avere un post verticale, quindi 1350. Mentre nella larghezza dobbiamo stare un attimo attenti. Infatti, come ho detto, noi dovremmo andare a creare un lungo post che poi andremo a tagliare. Ok, la larghezza di un post di Instagram è 1080. Ok, e questo valore lo dobbiamo moltiplicare, possiamo scrivere il segno della moltiplicazione per il numero di post che vogliamo. Quindi, non lo so, facciamola ad esempio di 8, ok? Clicchiamo su crea e otterremo questo documento che sarà alto 1350 e lungo, ora non so, vado a leggerlo perché il calcolo l'ha fatto il computer, pixel, sarà lungo 8640 pixel. Ovviamente messo così non si capisce niente, non capite dove inizia un post o dove inizia l'altro, insomma. Quindi come facciamo a mettere in evidenza questa roba? Dobbiamo usare delle guide. Come facciamo? Andiamo su visualizza, nuova guida, ok, e adesso dobbiamo inserire la posizione a cui vogliamo mettere questa guida. Quindi il primo post ha una lunghezza di 1080, quindi scriveremo 1080. Ok, e verrà messa la prima guida. Poi mettiamo anche la seconda, faremo 1080 per 2. Ok, vedete che stanno iniziando a crearsi i vari post, quindi adesso li vedete fisicamente. Faccio rapidamente anche tutti gli altri e poi continuiamo con il tutorial. Ed eccoci qua. Adesso ho creato tutte le linee guida e come vedete ora si capisce dove voglio arrivare. Ok, a questo punto non vi resta che riempire con qualcosa questi post. Io ad esempio ho realizzato una roba in Adobe XD che adesso trascino e faccio conferma ed eccoci qua. Ovviamente l'effetto viene molto più figo se nell'intersezione fra i vari post ci mettete oggetti importanti, come ad esempio qua c'è questo simbolo dei mi piace di Instagram che è esattamente a metà fra due post, quindi lo potete vedere solamente scorrendo il carosello da Instagram, così come anche tutti gli altri post, e secondo me l'effetto così è molto accentuato. A questo punto, se noi andiamo su salva e lo salviamo su questo computer, ovviamente, ok, e fate salva come JPEG, quindi come una foto normale, ok, vi ritroverete con una foto lunghissima, ecco, e non ve ne farete niente. Come ho detto prima, tutti questi riquadri devono essere divisi, devono essere delle immagini singole.
Come facciamo? Usiamo una funzione killer di Photoshop, che è questa qua. Andate qua su ritaglia e tenete premuto e poi cliccate su strumento selezione. A questo punto vedete che vi è diventata una sorta di taglierina il mouse, il puntatore, e come se fosse una taglierina andiamo a tagliare i nostri post. Vedete, adesso vi zoom un attimino, vedete che qua è comparso 01? Questo sarà il nostro primo post. Facciamo così anche sul secondo. La fortuna di avere anche le linee magnetiche, quindi le linee guida, è che appena mi avvicino, tac, vedete che prende l'esatta dimensione. Qua avete anche nel quadratino larghezza 1080, altezza 1350, quindi tutto torna. E andate a fare questo lavoro per tutti i post che avete. Ovviamente io ho creato questo modello con più foto rispetto a quanti me ne servivano. Come vedete, questi qua sono post neri, però chi se ne frega, una volta esportate le foto le cancello e non le uso. Adesso siamo prontissimi per esportare, andiamo su File, Esporta, Salva per il web. Ok, andiamo qua e clicchiamo JPEG, quindi una foto. Aspetta che vi zoom. Ok, e a questo punto non vi resta che fare salva. Vi chiederà dove salvarlo come al solito. Ok, apriamo la cartella ed eccole qua. Se io, vedete, ogni foto è un frammento di quella, di quell'unica immagine grande. Ok, adesso ovviamente non vi resta che aprire Instagram, fare la selezione multipla delle foto e il gioco è fatto. Quindi, come vedete, molto semplice. Ovviamente poi qua potete salvarlo, quindi magari cancellate questo e vi salvate l'intero progetto come una sorta di modello, come ho fatto io, così almeno ce l'avete anche per le volte future senza doverlo rifare tutte le volte. Il video termina qua, spero che vi possa essere stato utile in qualche modo. Io vi ringrazio per averlo visto, vi invito a mettere un mi piace, iscrivervi al canale e noi ci rivediamo in un prossimo video.